Stalingrado, il politico di Vasily Grossman. Pannello di sinistra. Destini di morte. Tolia e Viktorov. Tolia, i suoi commilitoni, lo chiamano il tenente per piacere, perché quando dà un ordine lo accompagna urbanamente con un per favore, raccomanda in tono mai alto né imperativo. Comandare lo mette tanto in difficoltà che il suo superiore lo rimprovera, gli grida che questa è l'artiglieria, che c'è la guerra e lui, santo Dio, è un artigliere. Il giorno fatale del 5 settembre 1942, quando i tedeschi attaccano in forze Stalingrado, il battaglione di Tolia si dispone su una falesia. Dietro c'è il Volga, sotto c'è la piana, intorno le colline coltivate a vigna e i tedeschi che le occupano. Sta per iniziare una battaglia aspra e sanguinosa, tanto più orrenda in quanto si svolge in un paesaggio scintillante e maestoso, su cui però, osserva la voce narrante, si allunga l'ombra scura che la falesia proietta, così diversa dal sole accecante della steppa. Il sole sul fiume esalta i colori e fa brillare l'acqua come fosse argento vivo, sempre in movimento. È un paesaggio solenne sul quale dovrebbe dominare il silenzio. Invece il fracasso della guerra lo stordisce, il frastuono dei duelli aerei squarcia il cielo, che è blu, punteggiato dal bianco delle nuvole lanuginose. Il fragore dei cannoni si moltiplica in un'eco rimandata dalla steppa, dal cielo e dal fiume, un'eco che dice ad un tempo la loro calma maestosa e la loro rabbia. In una cornice così piena di vita e di bellezza e di furore si compie un destino di morte per tanti esseri umani. Tolia non è che uno dei tanti uccisi o mortalmente feriti proprio quel giorno. I camion in cima alla falesia non possono salire perché il pendio è erto e franoso. Tolia, lercio e sudato, dà una mano ai suoi uomini a spingere i cannoni verso la cima. Il comandante poi lo rispedisce giù per organizzare il trasporto degli obici. Tolia scende di volata in una nube di polvere rossa, organizza una catena umana tra i camion di sotto e la sommità del pendio e si arrampica lui stesso sul camion e dà una mano a scaricare. Tolia è il tipo che tende sempre a fare un piacere a qualcuno, magari a proprio svantaggio. C'è da fare una guardia, ricopiare un rapporto, andare a cercare un corriere? Lui è disponibile, sicché tutti lo prendono in giro, ma bonariamente, in realtà lo stimano tutti perché è un artigliere provetto. Non solo sa riparare un guasto, ma sa anche prendere una decisione difficile in modo rapido e sicuro. Sa spiegare anche al più zuccone una legge astratta e complicata. È abilissimo nel disegno, grazie al quale i suoi commilitoni imparano a calcolare senza errori una traiettoria di tiro, tenendo conto del vento e della distanza. Ma è certo impossibile non prenderlo in giro. Quando si parla di ragazze diventa rosso, quando le infermiere sono presenti diventa muto. Una volta dice al comandante: «Signore, una giovane di sesso opposto chiede che lei si rechi allo Stato Maggiore». Da quel giorno per tutti è il tenente persona di sesso opposto. Ma la sua ora si avvicina. Mentre sta facendo scaricare il camion, arriva giù dal pendio un sergente. Gli dice che il comandante della batteria è stato ferito e che deve prendere subito il comando lui stesso. Si arrampicano sulla parete erta e franosa di ghiaietta. Il sergente si aiuta con le mani e le ginocchia. Gli aerei già passano a filo d'acqua sul fiume. Si muovono anche le truppe di terra. È la barriera sovietica che protegge Stalingrado. Tra i soldati che muovono all'attacco si agitano sentimenti contraddittori. Timore di battersi per la prima volta e timore d'arrivar tardi. Sono gli stessi sentimenti di Tolia, che non ha paura della morte o della sofferenza. Teme invece di non essere all'altezza del compito che lo attende. Lui è un ragazzo timido, cresciuto da una madre che lo ha sempre protetto, lo ha viziato.
Negli ultimi mesi della scuola di artiglieria e ora qui al fronte, pensa che forse la mamma avrebbe dovuto crescerlo in un modo più spartano, avrebbe dovuto mandarlo a lavorare in fabbrica, avrebbe dovuto nutrirlo in modo più grezzo e non viziarlo con le merende, le caramelle. Quando dalla scuola di artiglieria era tornato a casa e si era trovato nella pace della casa della nonna in via Gogola a Stalingrado, aveva misurato tutta la distanza tra la sua infanzia passata e il suo presente di artigliere. Al momento della partenza la nonna lo aveva salutato prendendogli la testa tra le mani, lo aveva stretto a sé, lo aveva baciato. E subito un ricordo d'infanzia lo aveva travolto. La sensazione di calma felicità che le braccia della nonna gli avevano sempre trasmesso. E ora lei così fragile, lui così grande e grosso, tutto si mescola nel suo cuore. Aveva abbracciato la nonna e se n'era andato a testa bassa. Che giornata bella e strana aveva passato a casa della nonna. C'era arrivato col suo amico Kovalyov, avevano deciso di stare un giorno ancora a Stalingrado perché la mattina avevano saputo d'essere destinati entrambi a divisioni di riserva. Tolia era orgoglioso di avere per amico un ufficiale così esperto, benché molto giovane. Da lui in confidenza aveva saputo cose della guerra che non sono scritte nei regolamenti e nei manuali, ma sono decisive per uomini che combattono senza troppe speranze di venirne fuori vivi. Cose, aveva detto Kovalyov, polemico, che sono invece di nessuna importanza per quelli che dopo vogliono sapere com'era la guerra. Kovalyov è decorato con 2 medaglie al coraggio e ha una cicatrice sulla tempia. A casa di Alexandra quel giorno si faceva festa, proprio perché stranamente la guerra aveva riunito tanta parte della famiglia. I giovani, Serioja, Vera, Tolia e il suo amico, avevano fatto gruppo a sé nella camera di Serioja, dove Stefan Fyodorovich era riuscito a sistemare il piano. Quanto sono diversi i tre cugini. Serioja, figlio di Dimitri, Tolia, figlio di Lyudmila e Vera, figlia di Marusia. E quanto è diverso Tolia da sua sorella Nadia, figlia del secondo marito di sua madre, che non è qui, è a Kazan con mamma e papà. Ma c'è una foto che Tolia conserva su di sé. Commenta il narratore. Questa mancanza di somiglianza nella stessa famiglia era particolarmente evidente nella generazione nata dopo la rivoluzione, perché dopo di allora ci si sposava senza far caso a sangue, nazionalità, lingua. L'amore riuniva i diversi. Naturalmente le differenze c'erano, ma i caratteri d'ognuno si erano arricchiti di connessioni sbalorditive. Non è una notazione polemica verso le inclinazioni nazionaliste russe ormai affermate nel presente. Tolia è ora in preda a sentimenti contrastanti. Vorrebbe chiacchierare coi suoi cugini, ma si sente in imbarazzo per loro alla presenza di Kovalyov. Vorrebbe che Kovalyov non ci fosse e si vergogna di questo pensiero, una sorta di tradimento del suo fedele compagno di viaggio. Fino alla scuola d'artiglieria tutto il suo mondo era stato la nonna e i suoi cugini. E ora improvvisamente sentiva che ritrovarli era effimero, che doveva andare oltre. Ormai viveva in un mondo militare, fatto da ufficiali, sottufficiali, aiutanti di campo, caporali, mostrine, buoni di razionamento e fogli di viaggio. Un mondo nuovo, diverso, dove si era fatto nuovi amici e nemici. Tolia non ha mai detto al suo amico Kovalyov che vuole diventare uno scienziato, che vuole iscriversi alla facoltà di matematica e fisica, che ha intenzione di fare scoperte meravigliose. Non gli ha detto che poco prima della guerra ha cominciato a costruire un televisore. La conversazione stenta un po' tra i ragazzi. Kovalyov strimpella sul piano. Tolia è in imbarazzo, soprattutto per Serioja, dagli occhi beffardi e attenti che somiglia a sua mamma, magro, pallido, occhi bruni, capelli neri, pelle olivastra, gesti nervosi, sguardo vivace, timido e ardito insieme. Non sembra ammirare Kovalyov, né fa domande a Tolia sulla scuola militare, sugli esercizi di tiro al poligono, sul cinema, dove le giovani reclute cercano di andare anche senza permesso. Tolia sarebbe desideroso di parlarne. Anche Vera non fa domande, è taciturna e triste, lei che di solito ride per niente.
Seriosa la importuna, è innamorata la canzona, lei gli dà dell'imbecille e arrossisce. Si unisce allo scherzo Kovalyov, lei lo guarda dritto negli occhi e lui un po' si trova spiazzato, così offre da bere la vodka che tiene nella sua borraccia. Vera si fa pregare, Seriosa accetta subito e subito ubriaco recita Esenin. Tolly è sempre più in imbarazzo, ma Kovalyov ascolta con attenzione e prende il suo quaderno per copiare quei versi. Dopo la festa, partito anche Kovalyov, Tolia si prepara a prendere il treno di notte. È nervoso e cerca di controllarsi, non vuole essere accompagnato alla stazione. Vede la sua stessa agitazione nel viso della nonna e si innervosisce ancora di più. Scambia con lei qualche battuta elettrica sulla lettera da scrivere alla mamma, poi consegna a Seriosa il suo quaderno. Sono i suoi appunti, riassunti di libri, i suoi pensieri, i suoi progetti di vita e studio. Lo dà a suo cugino come suo ricordo, se non dovesse tornare. Non è l'unico ricordo del passato questo per Tolia. Nel momento di agitazione estrema, quando deve sostituire sulla falesia il suo comandante ferito e teme di non esserne all'altezza, gli torna in mente la dolcezza della sua vita. Eccolo un anno prima a Kazan. C'è il quaderno dove scrive il suo diario sul tavolo coperto da una tovaglia cerata. C'è un libro aperto, c'è la calda mano di sua madre che lo manda a letto. E l'anno prima ancora sua sorella Nadia che corre nel patio della dacia e lo insulta perché le ha rubato la palla. E prima ancora i giocattoli, il tè col latte, le caramelle, la slitta, l'albero di Natale. La madre di Viktor Pavlovich che gli canta «Ti sapin dans la forêt». Ora questi ricordi gli sembrano piccoli piccoli, non più grandi di una noce. Questo è ciò che è dentro Tolia. Mentre ora in cima alla falesia la sua ansia improvvisamente svanisce. Si sente calmo e pienamente padrone di sé. Quando è mutato il suo animo? Forse quando ha visto i cannoni che conosce bene, ben mimetizzati sotto i cespugli. Forse quando ha visto i visi dei soldati lieti di riavere un comandante. Forse quando ha visto i tedeschi avanzare giù nella pianura e ha pensato che con loro avanza tutto ciò che odia, tutto ciò che è ostile alla sua patria e a sua madre e a sua sorella e a sua nonna. Tutto ciò che annulla la loro libertà, la loro felicità, la loro vita. O forse è stato quando, ricevuti gli ordini, di botto ha immaginato un piano assai audace. Ha fatto posizionare i cannoni in modo da essere molto preciso nel colpire ed è stato molto convincente con l'ufficiale che gli ha chiesto conto di una disposizione così insolita. Così quando riceve l'ordine di aprire il fuoco, i colpi dei suoi cannoni sono così esatti da gettare lo scompiglio tra i blindati nemici che schizzano fuori dai cespugli e dai giardini dove stavano riparati, senza sapere individuare il punto da cui provengono i colpi stessi. Il comandante, che poco prima al telefono quasi non lo riconosceva per il tono di voce insolitamente sicuro, ora si felicita con lui. Un giorno memorabile. Tolia ha vissuto in quel giorno più esperienze che in tutta la sua breve vita. Subito dopo si muove la fanteria, protetta dai blindati e dagli aerei. La steppa si copre di polvere opaca e fumo. Si ode un fragore confuso perché è in realtà prodotto da rumori diversi, dalla deflagrazione dei cannoni, dal rombo dei carri, dai lunghi urrà dei fanti all'attacco, dai fischi degli ufficiali, dal rombo dei caccia, dal crepitare delle loro mitragliatrici, dalle esplosioni secche degli obici. Il cielo è invaso dagli aerei, per un momento da terra le azioni si congelano e migliaia di occhi seguono i duelli in aria. La confusione è grande. La batteria di Tolia è così avanzata da essere attaccata da un aereo sovietico e difesa da tre Messner. Quando Tolia si rende conto dell'equivoco, dà ordine agli uomini di tenersi ben nascosti, in modo da non svelare ai tedeschi la propria identità. Grande risata, morale altissimo. Questi uomini già si vedono vittoriosi. Ma scende la sera. Tolia
si riposa un po' appoggiato ad un palo del telegrafo. Ha le labbra riarse, la gola secca, mangia pane raffermo, ma gode il suo riposo. Il Volga è bello la sera, è pieno di colore. Lui lo guarda dall'alto. Il fiume è blu, poi rosa, poi color perla con riflessi di seta grigia. Dal fiume viene una frescura che ha in sé l'odore dolce amaro dell'assenza o della steppa. Il palo del telegrafo canta come nella steppa dove il vento lo fa frusciare, muovendo i suoi cavi come fossero corde di un violino. Tolia gode questa musica strana e fantastica. Già si vede molto famoso, soprattutto tra le ragazze dell'infermeria che gli hanno sempre dato tanto imbarazzo, e tra i compagni di scuola di sua sorella, e tra i colleghi del suo patrigno, il professor Strum. La bellezza del paesaggio, le fantasticherie di gloria di un giovane sfumano presto. Al cadere della notte, i tedeschi riprendono l'attacco. Il paesaggio brillante amico del giorno non esiste più. È diventato un bozzetto piatto, disegnato su una carta lisa, senza più valli, senza colline, senza fiume. Solo quote e altitudini, e barriere idrologiche, e terreno accidentato. Il buio della steppa è tagliato dalla luce sinistra dei Bengala, verdi. Adesso i tedeschi hanno individuato la batteria di Tolia, adesso sanno dove sparare. I primi colpi arrivano, i primi feriti già si lamentano. Il palo del telegrafo è falciato da un colpo di mortaio. Tolia ha la sensazione che non finirà mai, che da ogni dove spunteranno i nemici. Ha la bocca secca, una sgradevole sensazione di terra sotto i denti. Vuole una cosa sola, Tolia, vedere il mattino. E lo vede, infatti. Il sole sorge e riporta il rosa perlaceo del fiume. Tolia, con la sua gola riarsa, urla un ordine. Poi una luce accecante e qualcosa come un pugno lo colpisce al ventre. Cade, sente gridare. Qualcuno chiama un infermiere. Vede i visi dei soldati chini su di lui, preoccupati e pietosi. Chissà perché, si domanda, certo è stato colpito qualcuno. Non lui. Sta per alzarsi, ripulirsi, scendere al fiume e lavarsi con quella sua acqua meravigliosa, fredda e dolce. E poi è pronto a riprendere il suo posto. L'epilogo è molte pagine dopo. Ma Tolia sarà già morto quando sua madre lo raggiungerà all'ospedale delle retrovie, in cui è stato operato e non è sopravvissuto. Sono le pagine dell'interminabile viaggio di Lyudmila da Kazan a Saratov. Sono le pagine strazianti dell'involto che contiene la divisa insanguinata di suo figlio. Sono le pagine della notte dolorosa spesa sulla fossa, dove il suo ragazzo ha almeno trovato sepoltura. Legato alla famiglia Shaposhnikov è anche Anatoly Viktorov. In Per una giusta causa è narrata la sua storia d'amore con Vera, all'ospedale di Stalingrado, dove è ricoverato dopo essere stato abbattuto da un Messner. Viktorov è infatti un giovane pilota da caccia, uno dei tantissimi che caddero nella guerra, il cui sacrificio individuale si dimentica presto, ma non nel politico di Vassili Grossman, che restituisce un nome ai morti, restituisce loro una storia, restituisce loro un'identità. Un giovane tenente magro che se ne va per il bosco con la sua vecchia camicia d'ordinanza. Quanti di loro saranno dimenticati in un'epoca difficile da dimenticare? È la cifra questa della vicenda di Viktorov. I suoi sentimenti sono colmi di morte. Forse lo sono sempre stati nella sua origine di orfano, nella sua vita di giovane meccanico solitario, amante delle letture. La storia d'amore con Vera è una parentesi, una straordinaria parentesi di felicità nella sua vita tribolata. Era successo davvero che lei lo abbracciasse, gli accarezzasse i capelli piangendo e che lui le baciasse gli occhi bagnati che sapevano di sale? Dell'ospedale non ripensa alla sofferenza, dell'ospedale Viktorov ricorda la felicità.
ma quando pensa a Vera non riesce a non accostarla all'infelice storia della principessa Dolgorukaya, che per 10 anni fa visita a suo marito imprigionato in una torre in mezzo a un bosco, finché una mattina non lo trova e viene a sapere che è stato condotto a Nizhny Novgorod e giustiziato. La principessa decide di entrare in un monastero a Kiev, ma è infelice all'idea di doversi liberare dell'anello nuziale. Infine lo getta nel fiume Dnepr al tramonto e si avvia al suo destino. Mentre cammina nel bosco, Viktorov immagina di essere morto, abbattuto col suo aereo, e pensa a Vera, che come la principessa si aggirerà sulla riva del Volga pensando a lui. Il bosco moltiplica la sua tristezza. È un bosco tipico delle regioni a nord della Russia, nel quale il giovane meccanico, ora aviatore, si sente straniero. Lì respira ancora la Russia eterna, respira il bosco dove finora e sempre corre il lupo cattivo, dove ancora e sempre Alenushka piange sulla riva del fiume. Il bosco vive di vita propria, è estraneo al mondo delle macchine veloci e dei motori, al mondo del cinema e della radio. È un luogo selvaggio, la foresta profonda. Attraversarla è come stare negli abissi marini. Guardate dal basso, le foglie sembrano non oscillare ma sciabordare, e la luce deviata dalle fronde è penombra. Gli odori sono inconsueti, sono di legno fresco e umido, sono di trementina, sono di decomposizione. È un sollievo uscirne fuori e ritrovarsi in una radura tiepida, odorosa di ginepro, fiorita. È come vivere un giorno di felicità in una vita grama. Da qualche tempo Viktorov e i suoi compagni sono nella riserva, ma giunge infine l'ordine di partire. La squadriglia va al fronte. I piloti lasciano le isbe civili che li hanno ospitati. Qualcuno è stato trattato come uno di famiglia, qualcun altro si è trovato male. Si delinea attraverso questi dettagli il mondo di questi giovani aviatori che nessuno conosce, tranne il narratore di questa storia. Ecco allora Korol, il più giovane. Lo sapremo morto molti capitoli più in là, come Viktorov. Korol è canzonato da tutti, perché in realtà tutti lo invidiano. È ospite, infatti, di 2 vecchie vedove che lo trattano come un nipote da viziare, gli lavano e stirano gli abiti, lo rimpinzano di dolci. Ecco Vania, che ha una storia con la figlia della padrona di casa e sembra molto preoccupato di non gualcire il suo berretto da parata. Viktorov e Golub, il commissario, sono invece stati ospiti di una donna davvero scostante che li ha maltrattati. Golub avrebbe voluto farle rapporto al commissario di reggimento, ma Viktorov lo aveva dissuaso. Golub aveva anche chiesto informazioni sul suo conto, perché cattiva com'era doveva essere certo parente di Kulaki. Invece, aveva scoperto, era figlia di povera gente. Le donne dicevano che era diventata come pazza dopo la morte di suo marito, ma c'era anche chi diceva che di poche parole era sempre stata. È un villaggio, insomma, coi suoi vecchi, le sue ragazze, i discorsi sulla collettivizzazione, gli orsi che rubano i lamponi dalla cesta delle donne. Questo lasciano i piloti che vivono in un mondo di motori, che portano la guerra in cielo e vanno incontro al loro destino di morte.